Ma quante idee vengono consulting? Ma quante? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video creativo, nuovo video consulting. Ma in quanti video li abbiamo usati questi bastoncini da un euro e qualcosa, 1,90 euro, che si comprano da Ikea? Oggi voglio fare un complemento di arredo per la cameretta di Enzino. Quindi complemento di arredo stile marinaro. Prima di passare al tutorial però, se non siete ancora iscritti al canale, rimediate subito. Andate proprio qui sotto al video, cercate la parolina iscriviti e cliccateci sopra. Oppure qui in basso a destra nel video, dove c'è il quadratino rosso con il pennello trasversale, cliccate e iscrivetevi al canale. Fa anche rima, non fa una piega, ragazzi. Bene, adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere Ombretta cosa ci fa. Ed ecco l'occorrente per il nostro progetto: un ippocampo in legno, una penna, pistola per colla a caldo e stecche di colla a caldo, i nostri salti con cui mi è venuta un'Ikea. Io userò questi al fico e questi al... la quercia? Non ho idea. Una matita e un cutter. Come salti io ho preso questi con i colori della terra e questi con qualche sfumatura dell'azzurro, del turchese. Credo che tre confezioni basteranno, io ne ho prese 5, non si sa mai. E poi ho preso un foglio di sughero, un grandissimo foglio di sughero che ho comprato in un negozio di belle arti. Potete sostituirlo con un qualunque cartoncino. Come prima cosa disegno il mio cavalluccio marino. Volta fatta la sagoma per sommi capi, la ritaglio ed ecco qui la sagomina del nostro ippocampo per intero, insomma voi non la vedete proprio per intero. Adesso dobbiamo assemblare i nostri bastoncini, quindi attacchiamo la colla a caldo e io alternerò le due essenze miscelandole tra loro, perché comunque stanno tutte molto bene assieme, e comincio a comporre il mio ippocampo dall'alto verso il basso, alternando i vari colori e le varie dimensioni dei bastoncini e ovviamente spezzando in forma via via sempre diversa, proprio così, lasciando anche queste parti spezzate così grezze. Vado a comporre tutta la figura. Colla a caldo e attacco. Man mano che riempio, poi cerco di inclinare e muovere il più possibile la cresta e anche di alternare i colori in maniera piacevole, ovviamente. Metto alla rovescia il mio ippocampo
e rifilo perfettamente il suo contorno interno, diciamo quello che dà sulla pancia. Prima però voglio apporre anche un occhio e lo farò con questo marrone. Ok, pronto, vado ad appenderlo e ve lo faccio vedere. Per appenderlo non farò altro che praticare un buco qui, nella parte sommitale, in cui inserirò il chiodino. E per assicurarmi che non succeda nulla di male, attorno a dove ho praticato il buco faccio un giro di colla a caldo e lascio asciugare perfettamente. Ci vediamo dopo. I nostri quadretti, i nostri complementi di arredo in legno e sughero sono davvero bellissimi, arricchiscono le pareti con pochissimo. Immaginate la stanzetta di un bimbo, una casa al mare, una casa in cui non state sempre, o anche una casa in città, perché no, qui vogliamo dare un tocco estivo in questo periodo che sa tanto di mare e di vacanza. Bene, spero che questa idea vi sia piaciuta, idea che è coniugabile anche con altri 300.000 soggetti, perché i colori di Saltig sono veramente tantissimi all'IKEA, quindi potete anche fare cose per il Natale, che non escludo faremo insieme. Per adesso vi chiedo soltanto un pollice in su, la condivisione di questo video sulle vostre pagine Facebook, per favore, grazie, e soprattutto vi dico, vi aspetto anche sui miei altri canali. Quali canali? Non conoscete i miei altri canali? Malissimo. Uno è Ombretta, il mio canale di lifestyle e beauty, insomma venitemi a trovare, lì ci sono tante chiacchiere al femminile. Poi Due Cuori alla Cappa, il mio canale di cucina, quello che ho insieme al mio marito Gabriele. E poi vi aspettiamo anche su Poti Toys, vi aspettano in realtà Gabriele ed Enzo con una valanga di giocattoli. Bene ragazzi, detto ciò non mi rimane altro che salutarvi, augurarvi una bellissima estate e dirvi che io vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ciao, alla prossima volta!